amici di Realtin TV, siamo ancora in una bellissima intervista. Abbiamo il piacere di ospitare Enrico Beruschi. Buonasera Enrico. Uè, dov'è Enrico? Ma forse da qualche parte, un po' nascosto adesso, ma poi verrà fuori, eh? Sì, nell'angolino vedo. Ma come assomiglia a Beruschi quello lì, è pazzesco. Allora, mi dica, buon uomo. Ecco, saluto subito la nostra splendida, bellissima Queen, la nostra Giuse. Ciao Giuse. Grazie direttore, grazie e buonasera Enrico Beruschi, benvenuto, ma che gran piacere, un'icona della nostra televisione italiana, molto noto, comico, cabarettista, attore di teatro, di cinema, anche TV, serie televisive. Conduttore, meravigliosamente interista, io la ricordo come inviato a quelli che il calcio, insomma, sono veramente felicissima di averti qui con noi, è un grande, grande piacere. Ma che belle cose che dici di me, ma sono tutte vere. Bene di me così si capisce che non mi ha mai... cioè va bene, molto bella, ciao, che bella. Beh, la cosa brutta è quella dell'interista, se mi permettete, però insomma. No. Direttore, vabbè, la tifa per l'altra Milano, l'altra. Per una donna meravigliosa così si può fare anche queste interviste con questi macchinari strani di loro giovani che mi capisci niente, non so cosa che fanno. Vabbè. Va bene. Allora, questa splendida carriera di cui vabbè oggi parleremo, programmi indimenticabili, chiaramente uno fra tutti il Drive-In, programma cult degli anni Ottanta, ma parleremo anche del derby, di questa bellissima carriera, di questi bellissimi momenti, però voglio dire subito che è uscito un brano, un po' proprio per suggellare questa carriera, La Palissia che è appunto... È uscito questo brano che ha già un videoclip realizzato da Luciano Piazza. Parliamo di La Palissia, che è questo brano che Enrico canta con la sua partner, direi storica, Margherituccia, Margherita Fumero. Insomma, parliamo di questo brano. Vabbè, è buttato lì, cosa vuoi farne? Ma per adesso ma è simpatico, è colpa di quel bravo uomo di autore che si trova a Parma. E così per scherzo l'avevamo registrato. Passate qualche anno anche e ha cambiato l'orchestrazione, cioè il ritmo. Infatti tu l'hai sentita. È sì. È abbastanza vivacina, dopo dire La Palissia, una cosa così. Non è ancora, diciamo che è poco più che un provino questo, perché non c'è l'orchestra, non c'è il coro, non ci sono le donne intorno a me, perché... Anche il video è meccanico, non è mica una roba dal vivo. Va bene. Però è simpatico, devo dire la verità, molto è... simpatico. Questa gag così, Enrico e Margherita, queste mogli poi, sempre queste mogli, vabbè. Queste mogli sono una cosa. Margherita, poi la Stella, anche ieri ci siamo visti a Milano per una bella iniziativa che c'è in giro. Che si chiama Mi Amo, che è un'iniziativa per aiutare i bambini, i ragazzi con qualche difficoltà. E io e lei siamo i... No, lei è la madrina, io il padrino, sì. Lei voleva fare il padrino, ma io ho tentato di resistere. Ha l'ingrato compito di fare la moglie rompiscatole, ecco. Mia moglie vera è molto peggio, ecco. Queste mogli sono veramente una cosa, ma una cosa, veramente. Ho una resistenza, pensa che tra pochi giorni, sì, mamma, tra 20 giorni faccio 48 anni di matrimonio. Ed è ancora vivo, è ancora vivo. Al di là dell'umano, è una cosa che nessuno può pensare di sopravvivere tutti questi anni. Pensa che proprio ieri sono andato dal medico, ho guardato tutti gli esami, tutte cose, poi doveva telefonare a mia moglie, non ha avuto il coraggio, è perché doveva dirgli che io sto bene. E allora, capisci, anche lei, povera donna, si ha delle speranze. Cosa vuoi dire?
invece di piangere sul... No, rido. Allora, invece parliamo di questa, l'abbiamo detto, splendida carriera. Partiamo dagli inizi, perché in realtà Enrico Beruschi inizialmente era un ragioniere, anzi un vice direttore della Galbusera, quindi un uomo in teoria duro, tutto un pezzo, un ruolo importante, cioè insomma... Quindi come, insomma, come arriva poi questa parte invece dedicata alla comicità, all'arte, allo spettacolo? Perché inizialmente queste cose sono nate, diciamo, coincidevano. E poi cosa succede? Io ero un amicone che raccontava le storielle, le barzellette, quelle cose lì, insomma. Ma la molla che ha fatto scattare tutto è che avevo meccanizzato l'azienda, mi aspettavo un aumento, mi hanno dato un 2 lire, no? E allora ero un po' deluso. Tornando a casa, faccio Viale Monterosa, perché venivo dalla casa della mia amorosa, che è poi l'unica che ho avuto, che è mia moglie, e così ho detto, ma io vado giù al derby a trovare i miei compagni di scuola, il Cocchi e Renato, che ormai erano diventati famosi. E mi viene incontro Walter Valdi, mi fa, oi te, faccia di bronzo, mi pare. No, non era bronzo, ma il colore era quello. Faccia di quella, no. Se disse, se si può parlare milanese, il finale milanese. Assolutamente sì. Se dischi te se bunde farì, una sera te preve. E io il giorno dopo, impazzito, in ufficio, dato che dipendeva molto, molte cose da me, perché ero quello che aveva fatto queste nuove regole, tutti che mi chiedevano, intanto telefonavo agli amici, le storie, e ho debuttato con 3 barzellette. È una vergogna, se vogliamo, in cabaret solo 3 barzellette, ma quello che, solo che la gente rideva, applaudiva, io ero terrorizzato, non sapevo, ci ho messo 5 minuti a dire buonasera, perché partivo a fare, ridevano, io veramente il terrore spinto al massimo, ridevano, ho detto beh, torna anche domani, è diventato un hobby, l'hobby è diventato una seconda professione e poi alla prima occasione della Rai ho dovuto dare le dimissioni. Giustamente, perché non potevo, era un programma per bambini, dovevo fare il lunedì di prove e il martedì registrazione. Come fa il vice direttore a dire vado in televisione, vado in Rai a fare il bamba per... non si poteva, e allora ho diviso le sorti. Beh, è stata anche, come dire, una scelta anche forte, nel senso lasciava un posto, tra virgolette, anche una carriera anche importante, una pace. La mia mamma ha pianto per la seconda volta. E la prima invece quando è stata? La prima è quando avevo lasciato la banca. Perché uno che si diploma ragioniere nel 60 a Milano, la mamma, cosa sono? L'impiego in banca. Sì, quegli anni. E io sono andato in banca e ho fatto, dopo 2 anni di banca, ero stufo, mi hanno fatto una buona offerta, insomma ho cambiato e la mia mamma ha pianto. Poi ho cambiato, poi finalmente ero a un passo a diventare dirigente e mollo tutto per fare il bamba. Pensa, povera donna, com'è. In effetti da mamma era un colpo, insomma, era una preoccupazione. Dopo era contenta. Beh, certo, sì. In teatro, Odeon di Milano, c'erano le ballerine, quindi io come primo nome, come si chiama, direttore artistico, quelle robe lì che si usano in teatro, ho detto non entra nessuno nei camerini, nel palco, finché non sono tutti vestiti, quindi la gente lì alla porta, e la mia mamma era lì con sua sorella, quindi la mia zia, e parlavano di me e una signora fa, ma lei piace Beruschi?
e mia mamma fa: è il mio bambino. Ah, oh, che bello. Avevo 40 anni, vabbè. Però lì è la soddisfazione 40. Della mamma, no? È sempre un po' il mio bambino, così. Era felice. Allora la gente intorno, e mia mamma si è trovata in una situazione a cui non era abituata, al centro dell'attenzione, insomma. Ecco, ma che aria si respirava, per così dire, in quel periodo a Milano? Stiamo parlando di Carvare, abbiamo nominato il derby, accennato Cochi, Renato. Derby importante. Ecco, che aria c'era? Che cosa si respirava? Beh, abbiamo vissuto un periodo veramente favoloso, perché, te l'avranno raccontato i genitori, i nonni, l'Italia era ripartita, si ingrandiva tutto, c'era il boom. Ma il boom era nel 60, nel 70, ma ecco che ripartiva tutto alla grande, e quindi c'era la gioia di andare in giro, la gioia di andare agli spettacoli, la gioia per noi che andavamo in scena. Io molte volte lo ricordo, insomma, anche perché nel cabaret sono un po' un senatore, se vogliamo, no? Sbaglio a mettere le mani qui, vero? Vengono sulla... No, non fa niente. Sì, ma fa niente. Sono un ragazzo di un'altra epoca, non c'erano queste cose in banca, neanche al derby. No, ma meglio, si stava bene. Meglio. Sì, perché io lo vivo adesso attraverso i giovani che diventano matti per questi baracchini che mettono qui. Io scrivo sul giorno. Scrivo un articolino alla settimana e un giorno parlavo male di tutte queste cose, anche quelle che stiamo facendo noi adesso. E a un certo momento, chiudendo, però ho detto: però in effetti io sono al computer, quindi tutto quello che sono contrario, ma che però dicono anche scrivere al computer non è scrivere, è muovere le mani, perché si mette la spina, si schiaccia un tasto, poi uno muove le mani e vanno sulle parole. E poi i pro e i contro. Si prende la penna, la carta. Va bene. I pro e i contro, i pro e contro della nostra, del progresso, per così dire. Andiamo al drive-in. Andiamo a questo progresso. Il progresso, però, bisogna stare attenti a non andare indietro. Ah sì, certo, quello è vero, di certe cose purtroppo andiamo indietro, questo è vero. Allora andiamo, Enrico, al drive-in, questo veramente programma cult anni 80, un grande successo, l'inizio anche dell'era delle soubrette, se così vogliamo dire, tutte queste belle donne, i tormentoni anche, perché avete proprio i tormentoni di quegli anni che arrivano anche a noi, no? Sì, che però partivano... Vedi, partivano, non cercavamo il tormentone, cominciavamo allora a parlare di tormentone, ma per esempio qualche anno prima, cioè nel 77, nel Non Stop, il mio allora era diventato un tormentone. Mi dicono che se la professoressa, la maestra diceva allora, tutta la classe diceva allora, ho rovinato una generazione. No, ma a parte gli scherzi, i tormentoni nascevano proprio dalla gioia di fare queste cose. Poi mi viene in mente così Carmen Russo: mi piacciono le sue idee, tutti oggi direbbero parole, volgarità, eccetera. Invece era venuta così, ci siamo messi a ridere noi, ci siamo accorti che era divertente. Ne parlo spesso con i giovani cabarettisti, anche meno giovani, ma quelli di cinquantenni sono già della generazione dopo, no? Il fatto di essere al derby, nei cabaret, dover combattere tutte le sere, dover inventare, dover far fronte a qualsiasi situazione, è stato un vantaggio. Quella spontaneità che avevamo, poi anche in televisione, ma che loro le stelle oggi ce n'hanno poco, studiano la sopra, si accende la telecamera, ma le va, si è fatta questa roba,
invece avevamo questa fortuna di dover combattere tutte le... Nascondo un altro quadro di Milano. Beh, c'era anche una creatività diversa, stiamo parlando anche poi anche del periodo delle televisioni private, la Fininvest, Silvio Berlusconi, quindi chiaramente poi anche proprio una nascita di un qualcosa di diverso, proprio di innovativo. Ma vedo che hai studiato. Hai visto? Sono preparata. Brava! Sai che recentemente mi hanno detto vieni a fare un'intervista Antenna 3. E mi sono divertito, poi invece di un'ora è durata due ore, perché ci divertivamo veramente. Perché c'è un giornalista che si è inventato questa cosa con quello che io chiamo un topo, la biblioteca che va a rovistare nei vecchi nastri, nelle cose così, e ha tirato fuori delle cose. I miei monologhi, cioè io che mi divertivo a vedere i miei monologhi, perché era l'originale in cabaret, quando poi sono... Per la RAI ho dovuto limarli, lisciarli, poi allora la RAI era severa, non si poteva dire. Dirti come sei carina, già cominciano a dire la smetta di fare il cretino. Invece adesso lo dico, mamma mia come sei carina. Vabbè, ecco. Ecco. E allora va bene, i ragazzi, i giovani di oggi, guarda, c'è un locale in questo momento a Milano, parte lo storico Zelig, ma Spiriti de Milan, dove succedono delle cose, dove veramente si può provare. Io ho fatto poche cose, mi sono così, mi hanno tirato dentro per ridere, perché, non so, potrebbe anche darsi che mi rimetta tipo in cartellone anch'io. Perché no? Saremmo tutti... Hanno una radio, io mi diverto sulla radio a fare interviste di cabaret. Pensa che sono partito con Enrico Intra. Enrico Intra. Certo. Ah, vedo che hai studiato, eh? Sì, siamo tutti... È il grande... È il fondatore. È il fondatore del sì, derby. Praticamente... era l'Intras Derby Club, che era un locale di jazz inizialmente. Sì, la cantina di questo alberghetto che adesso è ancora lì, ma occupato da un centro sociale, insomma, un po' imbarazzante. Ma allora c'era proprio questa gioia nel pubblico e gioia anche da parte nostra. Questo è, poi era fondamentale appunto per quello che poi si trasmetteva chiaramente. Ecco, ma quando vedi i programmi, appunto hai nominato Zelig, che può essere, vabbè, i nostri diciamo programmi comici di oggi, Colorado, Zelig, dimmi un programma comico. Non so, quando li vedi, cosa pensi? Ma all'inizio, se apro su un programma comico, penso e spero di poter ridere, di poter sorridere, di non restare indifferente. Dopo un po' cambio, vado sulle canzoni degli anni Ottanta. No, non lo so. Mi fa sempre o canzoni o comicità, andiamo sempre. No, ma parlando di televisione, 3-4 settimane fa è venuto fuori un articolo su di me, su Sorrisi e Canzoni. Sorrisi e Canzoni era la Bibbia per noi a suo tempo, no? Sai come nasce? C'era in copertina, sul numero precedente, Gerry Scotti con il telecomando, parlava bene di tutte le trasmissioni. Sorrisi esce il martedì. Il lunedì usciva il mio articolino sul Giorno, dove proprio quel lunedì lì avevo scritto che non sopravvivo più di 30 secondi alle trasmissioni di oggi. Mi è venuto in mente, l'ho mandato al direttore. È una lunga resistenza, devo dire. Mezza giornata mi ha telefonato, ma è venuto fuori, mi è venuto un baldo giornalista, è venuta fuori questa intervista. Ormai sono un classico. Non mi hanno... Poco fa hai anche detto far ridere un po' con la gioia, con la semplicità, anche senza le volgarità. Ecco, è proprio un modo differente, no?
Eh sì, era differente perché non si dovrebbero dire neanche nella vita normale, salvo qualche parolina che può, qualche esclamazione per un qualcosa di specifico può venire, ma adesso tirano fuori di quelle cose da vergognarsi. E è bello che anche il pubblico, e questa è la cosa che mi fa specie, ride quando appoggiano sulla parolaccia. E io sono un po' contrario, però lo paragono all'applauso che parte durante la musica. Sai che di solito si lascia finire la musica per far partire l'applauso. Purtroppo anche alla Scala, qualche volta, presi da questa abitudine che sta prendendo piede sempre più, partono degli applausi prima dell'ultima nota. È volgarissimo. È volgare, sì, non si fa. Non si dovrebbe fare. Invece adesso basta che uno vada su di un ottavo. Faccio così, tutti, aspetta un momento, ascolta quello che dico, no? E qualcuno ne approfitta, perché non so, sto pensando come potrei fare. C'è un segreto. Sì. Che anche le canzoni più popolari, per esempio, si possono sostituire con delle cose abbastanza anche volgari, cioè di bassa lega. Davvero, ma non me lo sentirai fare da parte mia. Ma? Quindi quello è una cosa per preparare, per impostarle. Ma poi, quello che dicevi tu, i tormentoni sono quelle cose che si ripetono, ci sono delle parolacce, diciamo così, dei modi di dire che sono tipici. Ecco, per esempio, io quando dico quello lì, che lì è un pirla, vedi, pirla in quel caso lì non è una parolaccia, vuol dire sciocchino, ma faglielo capire alla gente. Ma invece quello calcano così. Eh sì, poi diventa un turpiloquio, diciamo, basta. Turpiloquio, che belle parole. Bello, ti è piaciuto turpiloquio? Ho visto. Ma comunque io preferisco rimanere sui nostri tormentoni bellissimi, per esempio l'orologiao, ecco, quello lì. Che meraviglia! Che meraviglia è! E ce l'ho nel cassetto del Comò. Ma che meraviglia è! Cioè... Sì, ma era un pataccone così a cui avevano aggiuntato lì i due fermagli e messo la cosa per chiudere e l'orologiao. In effetti fa impressione loro. Come fai a sapere l'orologiao bene? Lo so. Perché le cose belle rimangono nel tempo, si tramandano negli anni. Ecco, e quindi vedi, anche la mia giovane età non mi priva di conoscere queste bellissime cose. Ecco, vedi, nascono proprio così. Qui è proprio l'autore principale del Beruscao che gli era venuto l'orologiao, facciamo l'orologiao magico, l'orologiao. Wow. Poi io ci mettevo del mio, naturalmente. Però è una brutta fazenda anche questo. E non è niente, se dici una brutta fazenda, dici che vuol dire. Invece mettendo l'autore, l'interprete, che si capiscono, si raccontano, se la dicono, se... E insomma, può darsi che vengano fuori. Ma per tanti tormentoni che si conoscono, ce ne sono altrettanti e forse di più che non si conoscono, che abbiamo provato e ci siamo accorti dopo una volta, due, sai, che erano scemate da non ripetere. Vabbè, ma ci sta, è anche la naturalezza poi di come sono nate le cose. Alcune sono andate in un certo modo, altre si capiva che non erano dei tormentoni, appunto. Vabbè, un programma veramente poi cult, stavamo dicendo, anche un po' il rapporto con gli ex colleghi. Come va con gli ex colleghi? Perché hai lavorato anche con tantissimi noti della TV italiana. Con i ragionieri della banca, dici.
anche perché no, anche come stanno i ragionieri? E vuoi un aneddoto divertente? Un tale Beruschi, perché Beruschi è un cognome difficilissimo, in Lombardia ormai mi pare che sia rimasta solo una ragazza di uno che forse ha il trisnonno in comune, ma sai quelle cose che... E però c'è una colonia Beruschi, San Benedetto del Tronto, da quale parte. Questo qui diventa direttore, il direttore a Credito Italiano, viene mandato a Milano per fare l'ultimo periodo da direttore di sede, cioè, e come arriva c'era qualcuno che si ricordava ancora del Beruschi, perché il Credito Italiano era la mia, la banca dove ero andato io. Allora tutti venivano fuori, oh, mi ha cercato in giro, ci siamo conosciuti, ci mandiamo messaggi, ma che carino, eravamo cugini, mentre invece non c'è assolutamente niente. Simpatica questa, e altri invece... Ecco, colleghi, non so, Greggio mi ha invitato a Monte Carlo, lui era il mio bambino, è stato importante, quindi mi ha invitato al suo festival del cinema, quella sulla commedia, no? Come sì, si chiama preciso. E mi ha detto, però ci vuole lo smoking, le scarpe puoi mettere quelle che vuoi. Sai che te non levi mai le scarpe da ginnastica, no? Sì, quando dormo, sì. Ah, ok, beh sì, quando dormi, anche quando fai la doccia, spero. Cioè, no, beh sai che pare che sono stato il primo a mettere lo smoking con le scarpe da tennis. A un telegatto, siamo nell'84, 85, 86, io prendevo il telegatto, in prima fila c'era uno che faceva lo sceriffo, mi pare, in Twin Peaks, che era la trasmissione che aveva fatto sì, sì. Questo impazziva, perché lui, il primo è stato Woody Allen, ma facendo i tempi io l'ho preceduto, ma lui era quello conosciuto, aveva le scarpe normali, perché in Italia ha voluto mettersi tutto bello, no? Però dice, in America mi considerano, no no, è venuto lì, me l'ha menata, tutto in inglese, io a far finta di capire, perché io non ho... Tu per esempio parli inglese? No, no. Ammetto questo. La domandina che si fa alle splendide modelle alte americane: Do you speak milanese? Perché non parli di un milanese? Ecco, è un modo per attaccare discorso, lo spiego anche al giovane con la barba che c'è lì, perché si fa diverso di quelli che offrono. Mi ricordo con le cioccolate, vi ricordate? Ti ricordi le cioccolate? Non stop, tutti questi qui. Io andavo su e giù da Torino, va bene, era appena nato il mio bambino, quelle cose. E invece una settimana mi devo fermare a Torino per registrare un po' di più, e dico, dai ragazzi, c'era i gatti di Vicolo Miracoli, di Boris Makareski, dico, dai, perché non invitiamo fuori le cioccolate? Pensa a te, adesso escono con te, piccolo, brutto, come sei, eccetera. Dico, basta invitarle. E allora mettono su gli scudi, e io naturalmente sono andato a invitarle. Che mi hanno detto, oh sì, che bello, scusa Enrico, perché stasera i bei giovani di Torino, quelli ricchi, le portavano fuori, il giorno dopo su quattro che erano, una stava male, una mica tanto bene, perché caviale, champagne eccetera gli aveva fatto male. Male. Poi i colleghi, dove andiamo con le cioccolate? Tutti i gazzetti, calma ragazzi, si va alla nostra trattoria. Belli, tranquilli, si mangia bene, e questa era rimasta famosa. Poi fantastico. La più bella, la più alta, la meno ne... Ma insomma, che mi dice Enrico, andiamo a ballare? O per far i colleghi, sai, ma andrei al cinema, me andrei qui. Invece quell'altra non stava bene per le ostriche, quell'altra... Quando siamo usciti io avevo una 131, quindi la macchina normalissima,
però due porti col paraurti America, per una roba strana della FIA. E dico, appena ci avviciniamo, clic clac, saltiamo in macchina e via. E abbiamo fatto il giro di 3 o 4 locali per Torino. Sai che c'è ancora della gente che si ricorda. Ma dai! Questa era splendida. E tutti erano lì, o con l'amoroso o con la moglie. E avevano un'invidia. E con me non è successo niente, perché con le colleghe è pericoloso. Ah, ecco. Ma giusto. No. Per questo, chiaro. Una volta! Ho avuto una storia con la collega. 48 anni di matrimonio, sempre con quella lì. Vedi, pericolosissimo. Capisci perché resisto poi. Pericolosissimo. Meraviglioso. Senti, invece, 1979, Sanremo. Ah, vai Sanremo. Sanremo, arrivi anche quinto, con Sarà un fiore. Di la verità ero terzo. È vero, ma Mike Buongiorno ti diceva di non cambiarti, è vero questa cosa? Lo sai. Ma cos'è successo dopo? Perché quinto dopo, scusa? Ma sono quelle cose che non si sanno bene, no? Sono una roba di canzonetta, non è mica una laurea, sì, anche di più di una laurea. Ma oggi sai come danno le lauree oggi? Non lo so, dimmelo te. Chi la prende dice sono dottore. Ah, così proprio, a laurea al lancio. Infatti io mi diverto perché non studiano più niente. Bene, e noi così. Questa cioccola. Allora le altre, infatti c'è una registrazione che su Facebook me l'hanno passata pochi giorni fa, dove le due morettine, era tutta una scena, Trapani regista, nel momento creativo era una cosa di un bravo, si è inventato che queste ballavano, io le guardavo in televisione, ero in casa, giacca da casa e piedi nella vasca dell'acqua calda, l'acqua, no? Queste qui uscivano praticamente dallo schermo e mi venivano a carezzare di fianco. A quel punto buttavano qualcosa nell'acqua e l'acqua fumava. Quindi la gag c'era. Si fumava anche l'acqua dove me. Con queste due, una che sorride così, quell'altra mi ha morsicato l'orecchio perché diceva che io guardavo di più quell'altra di lei. Vabbè, pure gelosa, scatenavi gelosia anche, vedi? Però piccolo e brutto. E poi... vabbè. Piccolo e brutto. La barba, sarà stata la barba. Morbida, eh? Morbida, è importante che sia morbida. Tu sei nato con la barba, no? Qualcuno dice di sì, infatti. Invece la prima volta che ho fatto crescere la barba avevo 17 anni. Cominciato. Quarta ragioneria. Dal primo, i miei non mi hanno lasciato andare a una festa di Capodanno e per protesta ho fatto crescere la barba, proprio alla Cavour, no? Così. E ho postato anche la postato quelle parole strane, quella parola, sì, parolacce, ho messo questa foto su Facebook e 17 anni mi è costato studiare come una bestia perché mi interrogavano, dicevano Beruschi hai la faccia sporca, no hai la barba, al posto 2, 3, qualcuno ha dato anche 4, quindi io ho studiato come una bestia per non scendere sotto l'otto negli iscritti e essere promosso. Vedi, però spronavano allo studio in questo modo, vedi? No, è servito. Ero un po', sapessi a mio papà, a mia mamma, ma fategliela tagliare, ma come si può? Ma mio papà aveva la barba. E poi mi ha detto una cosa importante. Hai 17 anni, devi imparare a prendere le tue responsabilità. Vuoi la barba? Vai. Anche contro, ecco, sarai bocciato, però tu devi imparare a prenderti la responsabilità. Beh, mi sembra un grande insegnamento, no? Bello, sì. Era bravo il mio papà. Enrico, grazie davvero per essere stato con noi, è stato un piacere enorme, davvero.
anche di tutti questi bei aneddoti che ci hai raccontato, di tutte queste bellissime cose. Rimane registrato questo che hai detto. Eh beh, certo. Cos'è che è stato? No, dillo. Dillo, perché è la prima volta che una donna mi dice così. Ho detto enorme o immenso? Non mi ricordo. Non lo so. Scusa. Ma il senso era quello lì, però, perché un piacere davvero grandissimo averti avuto qui con noi come nostro ospite. Sono davvero felice. Ci vuoi raccontare, non so, c'è qualcosa che farai? A parte abbiamo detto, vabbè, la Palissia, invitiamo i nostri amici a guardarlo. Vabbè, quella si può andare a vederla così. Ma è ancora così, è un provino, vediamo se nasce. Ecco una cosa da cui forse nascerà, è cosa che quest'anno sì? Faccio 50 anni di palcoscenico. Ah, caspita! E allora forse si parla di fare qualche festeggiamento, quelle cose. Dai, che bello, che bello! Con l'occhio, ma sì, sei già invitata. Grazie, grazie, con molto molto piacere. Con molto piacere. Beh, 50 anni di palcoscenico vanno festeggiati alla grande, eh? Beh, sì. Eh sì, eh. Da vivo soprattutto. Bene, allora aspettiamo queste novità per i festeggiamenti e grazie ancora per essere stato con noi, è stato un grande piacere. Per Real Team TV, il grande Enrico Beruschi. Grazie Enrico, ciao ragazzi. Ciao. Ciao.